Bene, parliamo in questo video dell'utilizzo dei neurolettici atipici nel disturbo bipolare. Questo tema me l'hanno chiesto davvero molti followers dei miei canali digitali, per cui ho pensato di parlarne. La domanda che mi fanno in molti è più o meno questa: hanno senso e sono davvero utili gli antipsicotici nel disturbo bipolare? In particolar modo gli atipici? Prima di iniziare a parlare di questo mi voglio presentare, sono Valerio Rosso, sono un medico psichiatra, psicoterapeuta e blogger scientifico. Da qualche tempo ho iniziato a divulgare sul web le tematiche inerenti alla psichiatria e alle neuroscienze, per fare in modo di venire incontro e di comunicare con pazienti, familiari e anche con i colleghi. Mi sembra giusto dirvi chi sono prima di parlare di questo argomento che è piuttosto importante e complicato. In effetti, frequentemente in corso di disturbo bipolare si utilizzano neurolettici come olanzapina, quetiapina, risperidone o anche addirittura la clozapina. Questi farmaci si utilizzano in alcune fasi del disturbo bipolare e i quesiti che mi vengono posti sono: gli antipsicotici hanno evidenze scientifiche rispetto alla loro utilità nel trattamento della bipolarità? I neurolettici sono sicuri quando utilizzati nel disturbo bipolare? Quando si utilizzano gli antipsicotici nel paziente bipolare e quando no? E quali sono quelli migliori, diciamo, i più indicati? Ok, per rispondere a queste domande molto complicate, ho da poco fatto una nuova valutazione della letteratura internazionale sull'efficacia degli antipsicotici nel disturbo bipolare. Informazioni in più ovviamente le trovate poi nell'articolo del mio blog che vi indico in descrizione, giusto se volete approfondire, dove indicherò anche i riferimenti bibliografici. In generale si possono trovare discrete evidenze circa l'utilizzo degli antipsicotici atipici rispetto ai cosiddetti neurolettici di prima generazione nel trattamento della mania acuta in corso di disturbo bipolare. Ci sono anche evidenze che riguardano la prevenzione di ricadute maniacali in corso di disturbo bipolare, anche se di sicuro si possono utilizzare anche gli antipsicotici di prima generazione come l'aloperidolo, in particolar modo però quelli di prima per il trattamento acuto e non nel mantenimento. Anche perché passata la fase acuta l'intervento di scelta è sempre quello e comunque dello stabilizzatore dell'umore, acido valproico o litio in primis, ma anche la lamotrigina e la carbamazepina. In ogni caso, nella mania acuta, tra gli antipsicotici di seconda generazione, molte più evidenze le ha l'olanzapina rispetto a quetiapina e risperidone, che sono altri due antipsicotici che spesso si usano. Questo in acuto. Sull'utilizzo nel lungo periodo, rispetto alla mia letteratura di riferimento, quella che ho trovato, che ho considerato più rilevante, solamente l'olanzapina possiede dei convincenti dati controllati che ne dimostrano un'efficacia preventiva sul lungo termine, analogamente agli stabilizzatori dell'umore, da sola o anche in associazione. Un discorso a parte sembra essere quello che riguarda la clozapina nel disturbo bipolare. Infatti, gli studi attuati negli ultimi decenni confermano sicuramente l'utilità della clozapina non solo nel trattamento delle forme resistenti di schizofrenia, appunto che è la sua indicazione ufficiale in Italia, ma anche nella fase acuta nel trattamento preventivo in pazienti con disturbo schizoaffettivo o appunto disturbo bipolare, che non abbiano però risposto in maniera soddisfacente o che abbiano mal tollerato i classici stabilizzatori dell'umore, quindi in tutte le forme gravi o resistenti, per così dire. Ovviamente tutto questo al netto dei rischi che tale farmaco possiede e della gestione complessa che richiede, che lo rendono indicato soltanto per quei pazienti che dimostrano una grande collaborazione e compliance. Insomma, lo psichiatra deve fare diverse riflessioni prima di immaginare un utilizzo off-label della clozapina nel disturbo bipolare, ok? Dopo questa rapida riflessione sull'utilizzo vi vorrei anche indicare alcune criticità dell'utilizzo degli antipsicotici nel trattamento del disturbo bipolare. Diciamo tutte criticità affrontabili e spesso risolvibili, ma è giusto anche conoscerle. Il primo punto importante è che la polifarmacoterapia in psichiatria, come nella medicina in generale, comporta quasi sempre un incremento dell'interazione tra farmaci e degli effetti collaterali. E nel lungo termine il mantenimento della combinazione tra antipsicotici e stabilizzatore dell'umore potrebbe presentare collateralità ed effetti sull'andamento della malattia bipolare al momento direi ancora poco conosciuti, ecco, non completamente sconosciuti ma ancora da chiarire. Inoltre, gli antipsicotici di seconda generazione comportano molto spesso effetti collaterali metabolici di aumento di peso che si vanno a sommare a quelli conseguenti ad alcuni stabilizzatori dell'umore. E infine c'è anche un problema, diciamo, di farmacoeconomia, ovvero di spesa, anche alla luce dell'aumentata necessità di controlli e di esami che questi pazienti necessitano per una gestione razionale della polifarmacoterapia. Ovviamente bisogna vedere se questi soldi, appunto, sono soldi ben spesi e effettivamente migliorano l'esito del trattamento. In definitiva, l'utilizzo degli antipsicotici di seconda generazione nel disturbo bipolare è spesso indicato, quasi mai ha indicazioni, come dire, a un trattamento indefinito, però sicuramente nella mania acuta è indicato, sicuramente nel trattamento di alcune forme resistenti è indicato e nei casi più gravi in cui ci sono ricadute frequenti maniacali e di conseguenza anche depressive può essere indicato anche in un periodo più lungo. Bene, anche questo video è terminato. Come sempre, se vi interessano questi temi della medicina, della psichiatria e delle neuroscienze, vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Date anche un'occhiata al mio blog valerorosso.com per approfondire i temi che inizialmente vengono esposti in questi video. Grazie ancora della vostra attenzione e alla prossima!